Mister, congratulazioni. Che sapore ha questa settima Champions League? Due da giocatore e cinque da allenatore. Lo stesso sapore di tutte le altre. Grande sofferenza e grande gioia alla fine. Quando si soffre e poi si riesce a portarla a casa è una grande gioia. Oggi abbiamo sofferto come abitualmente si soffre in una finale. E poi alla fine siamo riusciti a cambiarla. C'è nessuna sorpresa da parte di un Borussia Dortmund così aggressivo? Se lo aspettava così? Sì, ci aspettavamo quello che hanno provato a fare, difendere e fare contropiede. Noi siamo stati un po' poco attenti nella prima parte, ci hanno preso due o tre volte in contropiede, non avevamo molto equilibrio. La seconda parte l'abbiamo aggiustata. Senta, ieri diceva che bisognerebbe studiarlo, no, questo rapporto del Real Madrid con la Champions, ma possiamo anche parlare di un fattore Carlo Ancelotti, sempre di più. No, io mi trovo bene qua, credo che la chiave di tutto questo è la storia che ha questo club, la tradizione e ovviamente la qualità dei giocatori. E poi dopo io faccio quello che posso. No? Una qualità che ogni anno si innalza per i prossimi obiettivi. Questa squadra l'esigenza, non so come si dice, l'esigenza, ma l'esigenza è molto grande per questo club. Adesso non dico che stiamo pensando alla prossima, ma tra non molto cominceremo a pensarci. Senta, abbiamo visto un bellissimo abbraccio con Zidane, ci può raccontare prima di salutarla che cosa vi siete? Zidane è stato il mio giocatore, è stato allenatore qua, una leggenda di questo club. Ci ha portato bene perché ha portato dentro la coppa lui. Grazie, complimenti, mister.